Fratelli carissimi, celebriamo oggi la solennità del Corpus Domini, del corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Il primo salmo dei primi vespri ci aiuta, ci illumina. Dice: grandi, grandi sono le opere del Signore, per questo renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. E poi ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, pietà e tenerezza del Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Il Salmo 110. Ricordo, la memoria, il memoriale. Questo è il memoriale. Il sacramento dell'Eucaristia, Corpus Domini, che celebriamo, è il memoriale della sua morte e della sua resurrezione. Fate questo in memoria di me, ma non in ricordo, un pio ricordo, come quando guardiamo una fotografia, quando guardiamo un filmetto, quando eravamo piccoli, dei nostri bambini, eccetera. No, no, un'altra cosa, perché quello rimane fuori di te, genera in te nostalgia, anche gratitudine se vuoi, ma è qualcosa che è fuori di te, una fotografia che si sbiadisce, una fotografia, è qualcosa che si è impresso lì, un momento del passato, anche una voce, anche una registrazione o quello che sia, ma un ricordo che tu hai nella mente, che si è stampato, che si è impresso lì, in quella pellicola che abbiamo nel nostro cervello, nella zona deputata al ricordo, ma non è niente di più, niente di meno, no, qui è qualcosa di più grande, di infinitamente più grande, è il memoriale, lo zikurot degli ebrei. Per cui, quando celebra una festa, un ebreo che celebra una festa, un ebreo che celebra la Pasqua, si trova in quella Pasqua, la stessa Pasqua che è stata celebrata nella notte in cui Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto, è la stessa Pasqua che tu sei chiamato a celebrare oggi. E che cos'è il corpo e sangue di Cristo? È la Pasqua che viene a te, è la Pasqua che viene incontro a te. Per questo nel Vangelo dice: andate, vedrete un uomo venire incontro. Ma come? Ma come? È questo il senso più profondo di questa solennità, di questo mistero grande che poi è il culmine, la fonte della vita della Chiesa e della tua vita e della mia vita, come l'unione tra uno sposo e una sposa è il culmine e la fonte. Unirsi, consumare il matrimonio, significa non l'atto coniugale, l'atto sessuale, che è culmine della relazione, una relazione aperta alla vita, una relazione di donazione totale, e anche la fonte, perché dall'unione tra lo sposo e la sposa si trae la vita, i figli, ma non solo quello, il perdono, la intesa, molte cose vengono cancellate, molti giudizi, eccetera. Il culmine della fonte è tutto in quest'uomo che viene incontro con una rocca e acqua, l'acqua della vita, l'acqua del battesimo. Dice: dove vuoi che prepariamo la tua Pasqua? Perché tu possa celebrare con noi la tua Pasqua, che è quello che tu e io desideriamo oggi. Andando alla celebrazione, cosa desideri? Che Cristo celebri la Pasqua con te. Perché? Perché tu, se stai in Egitto, non puoi essere felice. Sei un uomo frustrato, sei un uomo che vede frustrata in sé l'alleanza di cui la prima lettura, l'alleanza che è il cuore, il fulcro dell'Antico Testamento, la Berit, l'alleanza sul Sinai, dove con le 10 parole Dio ha stipulato un contratto matrimoniale con il suo popolo, spargendo con il sangue tutto il popolo, per dire: guardate che chi, sul modello di tutti i contratti stipulati nell'antichità, per dire chi non compirà e non sarà fedele a quanto scritto nel contratto, che sono le 10 parole, che sono i 10 comandamenti per capirci, morirà. Ma questo è tutto il Pentateuco, tutta la Torah parla di questo. Dice: fa questo e vivrai, non fai questo e morirai, che è la nostra esperienza. Perché se tu guardi e desideri la roba d'altri, la donna d'altri, muori, sei morto dentro, sei un cadavere. Perché dirà il Signore: Gesù, hai commesso adulterio nel tuo cuore, il tuo cuore è dato al demonio. Il tuo cuore è dato a qualcosa di corrotto, ma non solo questo, tutto il resto, rubare, mentire, uccidere, eccetera. Insomma, tutti noi siamo mancanti, tutti noi siamo dei traditori, perché con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con il tuo collega di lavoro, con chi sia, con il condomino, tu sei un traditore. Questa alleanza tu non la vivi, tu uccidi con la bocca, con i giudizi, tu rubi, tu guardi con concupiscenza, tu desideri, tu non santifichi assolutamente lo Shabbat, la festa, perché solo pensi a riempire la tua pancia, non fai che sia santa la tua vita e non ti doni completamente al Signore. Va bene, e questo non compiere i 10 comandamenti significa essere schiavi di un altro, il demonio, di un faraone che ti ha ingannato e che ti obbliga a fare la sua volontà. Mattoni, 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 una sofferenza totale, giorno dopo giorno, istante dopo istante. Il matrimonio diventa una cosa terribile, fare da mangiare per quell'uomo, impossibile, non difficile, impossibile, perché finché c'è un faraone che domina sulla tua vita, tu non sei libero, e quindi non puoi amare, e quindi non puoi compiere
la parola, non puoi compiere la legge scritta per te, nella quale tu sei stato creato, per la quale sei stato creato. Non puoi, non è che sei cattivo, non è che la gente è cattiva, o meglio, è cattiva nel senso che è schiava, nel senso latino del termine, è legata con delle catene alla menzogna del demonio, che questa catena è la menzogna del demonio, alla sua volontà, alla volontà del faraone. Finché il faraone domina su di te, finché tu sei in Egitto, tu non puoi compiere questa alleanza per la quale sei stato creato e chiamato, prete, suora, famiglia cristiana o quello che sia, tu che ascolti, no? Bene, il Signore lo sa, per questo il senso più profondo di questa celebrazione è la nostra liberazione, è il mistero più grande che ci possa essere, il quale? Che Dio non solo ha inviato Mosè, ma ha inviato il suo figlio a prenderti nel tuo Egitto di oggi, a prenderti lì dove tu sei morto, perché schiavo dei tuoi peccati, conseguenza dei tuoi peccati, conseguenza del tradimento, dell'inadempimento, di tutte le inadempienze di questi, dei vari codici dell'alleanza, perché tu sei morto, tu sei infelice, tu sei triste, tu sei nervoso, tu sei depresso, tu sei frustrato per questo motivo, perché non ami, perché non compi, in te non si compie la parola nella quale è stato creato. Bene, Dio invia suo figlio, nuovo Mosè, a tirarti fuori da quell'Egitto, a tirarti fuori da quella schiavitù, quella che tu stai vivendo oggi, e non già soltanto Mosè col suo bastone, ma Cristo con la sua carne e col suo sangue versati, offerti per te sulla croce. Oggi noi celebriamo il compimento di questa alleanza in te, in un modo che era impensabile, che è impensabile, perché tu e Dio non lo possiamo vedere compiuto in nessuna persona, né in tua madre, né in tuo padre, né nel tuo moglie, nessuno, solo lo puoi vedere compiuto nella Chiesa, nella comunità cristiana, in questo luogo che è preparato per te, dove Cristo compie la sua Pasqua, il suo passaggio, mentre tu ceni, mentre tu sei con Lui, mentre tu vivi con Lui, mentre tu sei con i tuoi fratelli, Cristo passa e dà la sua vita a te, e che tu possa entrare in questo memoriale, cioè possa vedere attualizzato, questo significa il memoriale, quella Pasqua di 2000 anni fa si compie, si realizza nella tua comunità, nella celebrazione alla quale tu sei chiamato, oggi e ogni volta che celebri la Pasqua. E che significa? Che Cristo viene a prendere la tua carne e il tuo sangue, cioè la tua vita, la tua carne, questa vita che vivo nella carne, dice San Paolo, la vita di tutti i giorni, il corpo e il sangue di Cristo è la carne di Cristo, ma che vuol dire tutta la catechesi che fa il Signore nella sinagoga di Cafarno? Che vuol dire tutto quello che dentro di te vedi corrompersi, il lavoro, la carne, la vita nella carne, è il lavoro, è lo studio, è la malattia, è la vecchiaia, è che ti fa male questo, è che non puoi fare quell'altro, è che sei ormai messo ai margini, o la frustrazione, o la umiliazione, o tutto quello che tu vivi giorno dopo giorno, problema di soldi che non ti bastano, che non arrivi a fine mese, dice tutte le tue opere sono meravigliose, diceva il Salmo, no? Io vedo, le tue opere sono splendore di bellezza, e io invece non vedo splendore di bellezza, vedo soltanto un macello la mia vita. Bene, questa vita, la tua vita nella carne, e questo sangue che tu vedi uscire da te in questa emorragia costante, come questa donna che soffriva di emorragia da 12 anni, questa sofferenza profonda che tu vivi, questa vita che tu vivi nella carne, è assunta dal nostro Signore Gesù Cristo, è assunta, viene a te attraverso la Chiesa, attraverso i pastori, attraverso i catechisti, attraverso i testimoni, attraverso i tuoi genitori, se sono in un cammino serio di fede, se stanno sperimentando prima di te, per te, vengono con l'acqua, con una brocca, ti viene incontro la Chiesa, ti viene incontro il testimone, ti viene incontro il tuo catechista, ti viene incontro chi vuole la tua salvezza, chi è geloso di te, chi ti ama infinitamente. Dio, nostro Padre, attraverso il suo figlio Gesù Cristo, che invia i tuoi messaggeri. Allora ti invia due. Ti invia con tua moglie, ti invia con tuo marito, ti invia perché tu possa amare, possa trascenderti. Adamo ed Eva, chiusi nel loro egoismo, che si rompe nel corpo e sangue di Cristo, nella croce del nostro Signore Gesù Cristo, che rompe la barriera, che rompe quello che ci ha messo in discomunione e che ci fa infedeli all'alleanza e infelici. È Cristo che prende il corpo di questi due, il sangue di questi due, prende il corpo tuo, il corpo di tua moglie, il sangue tuo, il sangue di tua moglie, di tuo padre, di chi sta accanto a te che non puoi amare, e rompe la barriera e ti fa una sola cosa con lui, perché si fa una cosa con te, perché tu possa farti una cosa con gli altri, perché tu possa farti tutto a tutti, che dice San Paolo, perché tu possa amare, perché tu possa essere felice veramente dando la tua vita per gli altri, offrendo il tuo sangue per gli altri, non come un'emorragia che nessuno può arrestare. No, non come una perdita inutile di vita, nella menzogna, se non come un dono, lo stesso dono che Cristo fa a te. Abbiamo bisogno di un'esperienza, di questa esperienza che qualcuno ha pagato il debito per te. Se tu stai nell'Egitto non puoi amare. Un giovane
che è sotto il faraone non può amare, si drogherà, farà gli affari suoi, ti e si ribellerà a te. Non, è inutile che tu gli dici fai, 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 devi fare, devi dire, devi essere buono, devi, ma che cosa? Se c'è il faraone che comanda su di me? Ma se il faraone è distrutto nelle acque del Mar Rosso, questa brocca d'acqua, il battesimo, l'acqua della vita, l'acqua dove si rompe la menzogna, dove muoio, dove sono sepolti cavallo e cavaliere, l'acqua dell'utero della madre chiesa, dove nasce l'uomo nuovo. Se tu nasci per camminare dietro a Mosè, per seguire quest'uomo nella volontà di Dio, allora sei libero, allora puoi obbedire, puoi entrare nel deserto di ogni giorno e vivere un fidanzamento dove l'amata è trasformata nell'amato, come il cantico San Giovanni della Croce, amata nell'amato trasformato. Questo noi celebriamo, questa meraviglia di un uomo debole trasformato in Dio, fratelli cari. Allora devi avere questa esperienza di quella parabola, no? Di quell'uomo che ha un debito enorme e che per questo sta per morire. Tu sei in questa situazione, giorno dopo giorno, istante dopo istante, in ogni relazione. È vero, siamo così, siamo inadempienti, abbiamo rubato, siamo dei malfattori, sì. E siamo convocati tutti i giorni, la parola ci convoca, la parola ci giudica, la legge, la Torah, la parola che è proclamata nella Chiesa ci dice, guarda, facciamo i conti. Ah? Dove stanno questi soldi? Dove sta il perdono che dovevi a tua moglie, a tuo marito? Dove sta la carità verso quel povero? Dove sta l'apertura alla vita? Dove sta eccetera eccetera? L'obbedienza eccetera? Al tuo vescovo o ai tuoi genitori o a chi sia? Dove sta? Dove sta la pazienza nella vecchiaia? Dove sta? Dove sta la fede? Dove sta la carità? Entrando in questa malattia non c'è. Allora quello chiede, per favore dammi un tempo e ti rifonderò tutto. E questo re, mosso a pietà, il padre, mossa in pietà, ti condono tutto. E quel condonare tutto vuol dire offro Cristo. Lui prende la tua carne e il tuo sangue, lui restituisce quello che tu non puoi, lui obbedisce fino alla morte di croce. Prende la tua vita, prende la tua carne, prende il tuo sangue e l'inchioda alla croce, da dove tu non puoi. Lui cancella il debito nel suo sangue, perché il suo amore è così infinito che copre il debito più grande che ci possa essere. Ma quest'uomo non l'ha capito, pensa di avere ancora un tempo, esce e prende per il collo l'altro che ha piccolissimo debito su di lui. Allora tu forse stai in questa fase, forse io sto in questa fase. Per questo abbiamo bisogno di chi ci conduce nella fede, a sperimentare nel cenacolo, a sperimentare in un luogo che tu non conosci, come Abramo, eh? Esce e vai dove tu non sai. Io ti indicherò il luogo dove andare. Io. Tu lascia tuo padre, lascia la casa di tuo padre, obbedisci, segui la Chiesa, obbedisci, ascolta Israele, obbedisci. Entra con me nel mare, vedrai che si apriranno le acque, vedrai il cane del faraone, il suo esercito, il faraone stesso distrutto, quei nemici non li vedrai mai più. Vieni con me, io ti libero e ti faccio una persona nuova, ti faccio un uomo libero, libero per amare. Più tu sperimenti che è stato tutto condonato nel sangue di Cristo, che tu sei stato lavato completamente, e che sei una persona nuova, allora puoi amare. Allora vieni a te un debitore e lo prendi e lo abbracci, non esigi nulla da tua moglie, da tuo marito, da nessuno, ti doni. Questo è quello che noi sperimentiamo nel corpo e sangue di Cristo. Amen e grazie Don Antonello e Santa Domenica a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è la solennità del Corpus Domini, il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, che ha dato tutto per tutti, ha dato tutto se stesso per salvare tutti quanti noi, ma non quando eravamo convertiti, quando eravamo e siamo cattivi e peccatori. Una cosa oggi assurda da comprendere e da capire. Possiamo solo meditare questo grande mistero e affidarci a Lui. Santa Domenica a tutti, da Emilio.